Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori e bentornati a una nuova puntata di Studio Robol. Quello che un tempo era un fortino, adesso sta diventando un tabù. Parliamo dell'Artemio Franchi che ancora una volta vede cadere la Robur, la terza sconfitta su tre in casa, la prima col Mantova in Coppa Italia, poi il debutto in campionato con l'Olbia e adesso ieri sera, ieri pomeriggio, la sconfitta contro la Carrarese che fa contento il suo allenatore Silvio Baldini, alla prima vittoria contro la sua ex squadra. La Robur e un altro ex protagonista, Massimo Maccarone, che ha segnato tanti gol al Franchi con la maglia della Robur, alcuni anche sotto quella curva, la curva Robur, in particolare. Il gran gol con la Fiorentina stavolta è toccato con la maglia da avversario. Un gol che mette in crisi un buon inizio della Robur che chiude sullo 0-2 grazie alla rete di Caccavallo e ci sentiremo le dichiarazioni dei due mister, Baldini da una parte e dal canto dall'altra, la dura presa di posizione di Federico Trani a cui non è andato giù le polemiche, qualche parola eccessiva, pesante nei confronti dei giocatori, ma soprattutto del DS Davide Vaira. E poi anche un'intervista che abbiamo realizzato a Daniele Galloppa, che ieri era allo stadio insieme a altri ex Siena come Giorgio Perinetti e come Giorgio Rocca e lo abbiamo intervistato e fra poco ce lo sentiremo. Era lì per festeggiare i 40 anni di Massimo Maccarone, che ha festeggiato nel modo migliore per lui, ovviamente. Questi alcuni dei temi che tratteremo stasera, insieme, come sempre, al mio fianco la Pocinelli. Giuseppe, buonasera a tutti. Un bentornato a Valerio Beltrami, grazie per essere qui Grazie, Valerio. grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. E poi anche Francesco Guidarelli, ciao Francesco. Grazie, buonasera. Che tutte le settimane sul Fedelissimo Online stila, scrive l'analisi tecnica della partita, fra poco te la chiediamo. Prima però rompiamo il ghiaccio, ci guardiamo la sintesi della partita, Robursiana-Carrarese. Dopo la prima vittoria in campionato con la Juventus, il Siena trova un'altra big, la Carrarese, nel primo derby toscano della stagione. Dal canto, privo di Serrotti, opta per due mosse. La prima è difensiva, Romagnoli terzino al posto di Setola con l'esordio di Baroni al centro. La seconda è sorprendente, maglia da titolare a chi era stato fino all'ultimo sul mercato, considerato sesto o settimo attaccante. E Campagnacci, schierato tra le linee, ci mette tutto l'impegno. È suo l'assist che manda in porta Polidori, che ha il demerito di allungarsi troppo il pallone e la sfortuna di trovare il palo una volta superato forte. Il Siena in 6 minuti cestina due palle gol, la prima era sempre firmata da Polidori su cross di Migliorelli e il dio del calcio, si sa, non sopporta gli sprechi. Dall'altra parte, nella Carrarese, la punta è un certo Maccarone, 46 gol con la maglia della Robur e uno solo da avversario nel 2014 con l'Empoli. Big Mac, fresco quarantenne, gela i suoi ex tifosi al 14°. Romagnoli sbaglia la linea del fuorigioco, Baroni lascia lo spazio sufficiente per inventarsi un sinistro sotto l'incrocio dei pali. Maccarone lascia poi il campo per infortunio al suo posto Infantino. La Robur fatica, ma si riprende nel finale di tempo. Ancora Campagnacci che vede l'imbucata di Arrigoni travolto da Forte, Polidori mette dentro ma l'arbitro annulla per fuorigioco. E se su Polidori qualche dubbio rimane, la posizione di Arrigoni è regolarissima, ben al di qua della linea difensiva. E quindi andava fischiato calcio di rigore. In chiusura si vede Confente, al solito impeccabile, il portiere di proprietà del Chievo si oppone benissimo a un tiro ravvicinato di Bentivegna che nell'intervallo resta negli spogliatoi. Al suo posto Caccavallo che approfitta di un contrasto perso da Baroni e affila il mancino trovando l'angolo più lontano. Dal canto muove la panchina, entrano nell'ordine da Silva, Guberti, Guidone, Setola e Dauria con il passaggio al 4-2-3-1 nel quarto d'ora finale, ma non c'è verso di cambiare l'andamento della partita. Calma piatta in campo, silenzio sugli spalti dove piovono fischi una volta conclusa la gara, pochi secondi dopo il colpo di testa da due passi di Capitan D'Ambrosio. Terzo KO in 3 gare in casa, Mantova, Olbia e ora Carrarese, non è proprio l'inizio che il Siena si aspettava. Vista la situazione, forse ben venga a giocare fuori. Domenica prossima, in calendario, c'è la trasferta a Lecco. Questa è la sintesi di Robur Siena Carrarese. E allora, intanto lascio la parola per primo a Francesco Guidarelli, un'analisi di questa partita. Sì, purtroppo è facile, sarebbe facile parlare in negativo un po' di tutti perché non ho trovato convincenti le prove degli 11 scesi in campo,
Oltretutto ci siamo trovati davanti a una formazione che non solo in teoria ma molto concedeva in termini di spazi, perlomeno all'inizio, non a caso nei primi 3-4 minuti la Robur ha avuto due ghiottissime occasioni non concretizzate da Polidori. E lo schieramento di Campagnacci io l'ho giustificato in questo modo, perché spesso e volentieri la Carrarese accettava l'uno contro uno e quindi con una difesa a 4 con tre punte, se avessimo avuto qualche attaccante che nell'uno contro uno perlomeno prova ad affondare, saremmo stati più pericolosi. Comunque due occasioni ci sono state, quella sbattuta sul palo è anche casualmente negativa, però c'è da dire che la squadra ha elaborato poco in termini di manovra corale nel gioco di attacco. Si è sfruttato la fascia sinistra con Migliorelli, che ha messo in mostra indubbie qualità di corsa e capacità di crossare la palla nella maniera dovuta, però abbiamo lasciato scoperta completamente la zona destra sul fronte d'attacco, e questo è un film che purtroppo abbiamo visto tutta la scorsa stagione e che di fatto ha rappresentato una menomazione per la squadra, perché quando chi si deve difendere deve tappare solo da una parte è molto più facile. Oltretutto loro a sinistra hanno un terzino, Magnanelli, che nel recente passato è risultato uno dei migliori come propulsione e spinta. Ieri l'abbiamo visto sì e no 3-4 volte in avanti, quindi le consegne erano quelle di non abbandonare la difesa proprio per non concedere spazi alla Robur. Purtroppo quello che ormai accade dall'inizio della stagione è questa incapacità di elaborare trame di gioco offensivo. Le squadre ci pressano in alto, quindi obbligandoci a fare il giro palla dietro, anche se ieri l'abbiamo visto molto meno, grazie anche al buon piede di Baroni, che riusciva a confezionare dei cambio campo anche di 50 metri sui piedi del compagno di squadra. Però sul fronte destro, richiamando Romagnoli a proporsi in avanti, di fatto eravamo monchi, e questa è un'arma in meno che la Robur ieri ha avuto. Nel mezzo al campo, il cosiddetto rombo ieri non si è visto, perché con le tre punte è successo, dopo il vantaggio della Carrarese, che sia Campagnacci che Cesarini venivano a prendere palla nel mezzo del campo, quindi a 50 metri dalla porta, per girarsi e cercare degli scambi con il compagno più vicino, con il quale non c'è intesa, né con Polidori, quindi, né fra Campagnacci e Cesarini hanno elaborato trame offensive degne di nota. I centrocampisti si sono dannati l'anima come al solito per coprire il campo, la zona di campo a loro riservata. Questo non è un bel fare, perché di fatto le poche azioni di attacco che vengono costruite non beneficiano degli inserimenti dei nostri centrocampisti, e andare a raccogliere i cross in uno o due al massimo è veramente qualcosa di sterile, che agevola molto le difese avversarie. La difesa ieri ha visto l'esordio di Baroni, che a livello individuale è un buon giocatore di sicuro, perché ha piede buono, è forte di testa, ma ancora deve necessariamente capire anche come deve giocare la linea difensiva della Robur. Io penso che ci sia poca comunicazione, e soprattutto chi dovrebbe rappresentare da faro o comunque da guida nella zona nevralgica della difesa o non si fa sentire e quindi parla troppo piano, oppure non ha le caratteristiche per svolgere quel ruolo necessario, no? A richiamare i compagni di reparto nel tenere le posizioni. Se si fossero chiamati a voce alta per fare il fuorigioco, sicuramente Romagnoli non sarebbe rimasto dietro.
non si sarebbe concessa a Maccarone quell'invitante palla che poi lui si è aggiustata e l'ha messa nel set. Quindi ho già detto sia dell'attacco che del centrocampo che della difesa. Io credo che il problema più grosso sia di una mancanza di spirito di squadra, perché ci sta di prendere le go, ci sta di fare gli errori, sono sempre successi e vengono fatti a tutti i livelli. Però io voglio che i giocatori della mia squadra abbiano una reazione, cioè dimostrino di avere sangue, che si arrabbino, che mettano tutta la verve possibile che hanno in corpo e che non rinuncino mai a rincorrere l'avversario per togliergli il pallone. Ieri noi si saranno riconquistate se no 4-5 palle nel mezzo del campo, e quella e quello è il serbatoio per le azioni più pericolose che tutte le squadre cercano di intessere. Non a caso Foresta è andato a contrastare quel controllo un po' sbagliato di Baroni per offrire a Caccavallo la palla del raddoppio. Quindi va da sé che chi gioca contro il Siena ha sicuramente una concentrazione maggiore di quando si gioca con squadre meno blasonate. Però io penso che i nostri debbano essere consapevoli che sono attesi al varco da tutte le squadre. Perdendo ieri in quel modo si è vanificato la vittoria della domenica precedente, di fatto ci troviamo nella parte bassa del tabellone, ma la cosa che a me dispiace di più è che non vedo un'identità di squadra, non ho capito ancora come questa squadra deve giocare, dove debbono svolgersi ed evolversi le azioni d'attacco, e non posso immaginare che il livello tecnico dell'organico senese sia quello messo in mostra ieri con passaggi a 2-3 metri sparati fuori dal campo oppure inviti al compagno troppo lunghi, troppo corti. Non ci sta di sbagliare 20 passaggi nella stessa partita. Qui c'è qualcosa da assestare sicuramente, sia per quanto riguarda l'aspetto mentale e forse anche la preparazione può essere stata mirata a stare meglio nella fase terminale del campionato, quando solitamente si decidono le sorti delle squadre. Io mi auguro che dipenda da questo motivo, perché nonostante quello che è stato detto e l'atteggiamento assunto alla fine della partita da chi c'era e da chi era lì a rappresentare la squadra, ha assunto dei toni anche eccessivi proprio perché il malumore è stato manifestato in toto, diciamo pure anche in termini eccessivi, certo. Però è innegabile che un tifoso, quando vede la squadra perdere una partita del genere senza dimostrare di avere spirito battagliero o comunque di sputare l'anima rincorrendo tutti i palloni, ecco, lascia un po' da pensare e dispiace. Certo. Allora, lunga e esaustiva l'analisi di Francesco Guidarelli, tanti punti toccati, alcuni lo riprenderemo tra pochissimo dopo la pubblicità. Una breve pausa e torniamo con Studio Robur. Di nuovo in diretta con Studio Robur, cominciamo il giro delle interviste e partiamo da una parte dell'intervista realizzata ad Alessandro Dal Canto. Ci sentiamo il mister bianconero che ha fatto un'analisi della partita di ieri pomeriggio. Siamo partiti, in generale abbiamo fatto un buon primo tempo. Quando fai un buon primo tempo e finisci sotto, bisogna tentare di avere una reazione un pelo differente da quella che abbiamo avuto noi, perché sul primo tempo fatto dovevamo soltanto tentare di ricalcare, insomma, quella scia lì. Poi è normale che la Carrarese al secondo tempo si è pure abbassata un pochettino nella pressione, abbiamo commesso, alla fine abbiamo preso due gol su due ingenuità, nel calcio ci possono stare due errori. Ora mi sembra che al minimo soffio di vento subiamo gol,
dobbiamo tentare di invertire questa rotta qua, però poi insomma su come i ragazzi hanno approcciato la gara e su come è stata gestita per i primi fino al 2-0 della Carrarese, non ho niente da riproverare ai giocatori. Poi il 2-0 ha un po' spento, ha ingigantito il clima di insoddisfazione e quindi emotivamente ci ha un po' spento. Potevamo fare qualcosina di più il secondo tempo, assolutamente sì. Alla fine, dopo il 2-0 della Carrarese, ci siamo creati pochi presupposti per andare a tentare di pareggiare, ecco. Questa è la prima parte del mister dal canto. Valerio, con le dichiarazioni del mister, le prime, e con la partita vista ieri, qual è la tua opinione? Io non credo che il Siena abbia fatto un bel primo tempo. Non voglio dissentire da quello che dice il mister. Credo che abbia fatto un buon quarto d'ora iniziale. Quando le squadre ancora erano in assestamento, ci sono state un paio di palle. Poi è chiaro, nel calcio i sei mali porta via il vento, perché se il palo, se quel, però poi devi esaminare i 90 minuti e devi esaminare tutto l'andamento globale, perché se fai tre partite in casa, prendi sette gol e ne fai uno, certo, non puoi pensare che ogni alito di vento ti gira male. Insomma, devi considerare le cose. Io ho visto, in tutta franchezza, un po' di confusione, perché l'atteggiamento delle tre punte ha creato una limitazione degli spazi, perché le tre punte, se tu utilizzi le tre punte, due bisogna giochino larghe, perché tre punte centrali. Campagnacci, i primi 10 minuti, in quarto d'ora, ha dato anche una mano un pochino in fase difensiva, schermando il loro vertice basso. Poi, come tutti gli attaccanti che si rispettino, dopo un po' perdono questa predisposizione, e quindi secondo me in qualche modo si marcavano da soli, perché gli spazi non c'erano più, c'erano all'inizio, prima che le squadre si assestassero. Dicevamo prima, arrivavamo sempre secondi. Io non credo che sia un problema fisico l'arrivare secondi, credo che sia un problema di disposizione in campo, perché se tu giochi su 60-70 metri arrivi non secondo, arrivi quarto, perché hai spazi da gestire enormi, vuoi andare a pressare, arrivi tardi e ti mettono in mezzo. Da questo punto di vista mi è parso che la Carrarese fosse molto più organizzata, al di là del gol fatto, perché già prima un paio di ripartenze erano state molto pericolose. Quindi io non credo che noi non ci sia, noi parlo dei giocatori, mi immedesimo, non ci sia stato il cuore, non c'era la possibilità tattica di andare a rubar palla, perché sulle seconde palle loro erano sempre di più. E quindi loro c'erano il vertice basso che faceva il vertice basso, e appena ripartivano si alzava. Non so se è stato lui a dare la palla a Maccarone, forse sì. Damiani, è stato lui. C'erano sempre spazi per ripartire. E questo in Serie C non. Per cui, a mio modo di vedere, non è un problema, purtroppo dico, di preparazione fisica, dico purtroppo, perché se così fosse si va a migliorare. C'è anche quello, per carità, non saremo al 100%. Non è un problema di volontà, perché a me mi è parso che questi ragazzi schiumassero in qualche modo la voglia di fare. Credo che era più un'impotenza di organizzazione. Io, il 4-3-1-2 è un gran bel mettersi in campo se l'uno è un trequartista. È fondamentale. Perché l'uno non lo devi trovare. Cioè il difensore avversario, l'uno, non deve sapere dov'è. Ti deve creare una superiorità numerica, ti deve creare una palla. Quello che ha fatto Campagnacci quando ha dato la palla del palo. Lì ha fatto il trequartista, ma l'ha fatto in quell'occasione, forse in un'altra, perché non credo che abbia le caratteristiche tecniche per fare quello lì. Dietro, io a miei tempi giocavo libero, quindi cerco sempre di difendere i difensori, dietro abbiamo dimostrato poco, però è anche vero che quando gli spazi sono tanti non sai mai se scappi o se aggredisci, perché se aggredisci rischi di arrivare quarto anche lì. Se scappi rischi di allungare ulteriormente la squadra, e quindi credo che lo schermo di centrocampo messo nel mezzo al loro gioco non funzionasse granché, e i difensori che hanno le loro pecche, perché i due gol li hai presi su due situazioni di errori individuali, però anche di situazioni di gioco, perché l'errore individuale presume anche che tu debba dare delle coperture preventive.
tu lo puoi mettere in conto che Baroni sbagli, si allunghi troppo la palla e perde un rimpallo, lo devi mettere in conto, ci deve essere qualcuno, cioè quando la palla ce l'hai tu, i difensori devono ragionare in negativo, devono pensare ora il mio compagno sbaglia, io dove mi devo mettere? Quando la palla ce l'hanno loro, gli attaccanti tuoi devono pensare in positivo, ora riprendiamo palla, dove mi devo mettere? Lì hai fatto un errore, hai preso gol, due contro nessuno. Credo che bisogna lavorare molto su questo, cioè sull'organizzazione di gioco, e poi anche credo fare delle scelte sui singoli. Ieri il Campagnacci trequartista, francamente non credo sia stato un esperimento, al di là dell'impegno del giocatore, al di là del, perché credo che si siano tolti da soli gli spazi. Loro erano due centrali di 1,90 m, due ignorantoni che però in Serie C le trovi tutte le domeniche, non è che le sono andati a nozze, perché gli spazi ce li levavamo da soli, certo. Cioè con tutti allineati sugli esterni non siamo incidenti in questo momento, o perlomeno lo siamo solo in parte, e loro ben lo sapevano, perché poi il secondo tempo t'hanno fatto male laddove tu creavi qualche situazione offensiva in più. Secondo tempo, il, come si chiama l'esterno, quello che ha fatto gol a cavallo, ha fatto un mazzo in questo modo, perché il bravo, poi loro ignoranti, ma ignoranti il giusto, cioè certo. Serie C, così è. Credo ci sia, si dice sempre, c'è molto da lavorare, ma credo ci sia davvero molto, molto da lavorare, e credo anche che le esternazioni, le cose, io penso che bisogna un po' essere sereni, anche se hai perso diverse partite, però se perdi, se incominciamo tra dirigenza, allenatore, tifosi, squadra e quant'altro a perdere il filo alla terza giornata, è il modo sicuro per mandare in tilt tutto. Bisogna essere un pochino calmi, questo non significa va bene per niente, perché hai vinto una sola partita in modo rocambolesco e, come giustamente hai detto tu prima, tre partite in casa, punti zero. Quindi credo che davvero sia da fare, ma credo che serva unità di intenti, e credo che non sia, ecco, anche le dichiarazioni del mister, io spero l'abbia fatte per, come dire, per scaricare un pochino la squadra da responsabilità, però non è vero che abbiamo giocato un bel primo tempo, perché il primo tempo non è stato un bel primo tempo, è stato un buon quarto d'ora iniziale. Poi francamente la sensazione di far gol, io dopo il primo quarto d'ora non l'ho mai vista, forse nel secondo tempo alla fine qualche mischia della disperazione, ma la sensazione, la percezione, loro me la davano, la sensazione che potessero far gol, noi non l'abbiamo mai avuta. Eh sì, poi sul tema della dispersione di energie, polemiche post partita ci arriviamo in un secondo momento. Hai nominato di Campagnacci, era una delle due novità di formazione, l'altra era Romagnoli riadattato a destra, così come era stato impiegato anche nella partita con l'Olbia. Ci sentiamo ancora mister Dal Canto su questi due calciatori. Era il più difensore che c'avevo per fare l'esterno, anche se so che quando lo metto lì non è il suo ruolo prediletto, però è un giocatore attento, un difensore attento, mi dà determinate garanzie. Poi ripeto, l'errore lo possono fare tutti, non è che adesso dico, o meglio, ora mi verrà detto che ho fatto giocare Romagnoli, quindi ha tenuto in gioco sul gol Maccarone, ma io infatti sono qua apposta. La considerazione più generale sulla formazione. Per il resto no, Campagnacci è un giocatore che stava bene, resto l'idea che lui sia una grande risorsa per noi, perché alla fine è un 87, non è un 67, quindi è integro fisicamente, è efficace nella tenuta atletica, è un giocatore che oggi secondo me ha fatto un'ottima partita. E questo era il mister Dal Canto su Romagnoli e Campagnacci. Campagnacci l'abbiamo anche affrontato, è stata una sorpresa anche per come è arrivato, è passato diversi mesi da non segregato, ma comunque da sempre con un piede in partenza, fino all'ultimo la Robur ha cercato di cedere il cartellino anche contribuendo all'ingaggio, e poi alla fine a sorpresa Dal Canto ha voluto fare questa scelta qui. Su Romagnoli, Lapo, ancora una volta lo abbiamo visto terzino destro, che è un po' il ruolo che è stato anche utilizzato da Mignani lo scorso anno nella seconda parte di stagione con Pedrelli Esposito, quindi una bocciatura dei terzini. Adesso Ucad era squalificato e comunque è molto più offensivo di Setola, ha preferito una linea prudente con la Carrarese. Il risultato però è stato che quando la Carrarese si è coperta su Migliorelli a destra Allora io su Romagnoli ho sempre chiarito che ho grandissima stima del calciatore come potenzialità, ma anche come presente,
E per essere ancora più chiaro lo dico, secondo me, per quello che abbiamo visto nell'ultimo anno di gioco, è il miglior centrale che abbiamo. Per prestazioni, per continuità, per anche minor numero di errori, è il miglior centrale che abbiamo. Quindi mi dispiace a me non vederlo giocare o vederlo giocare fuori ruolo, perché Romagnoli il terzino destro magari lo sa fare meglio di altri centrali, ma non lo sa fare. Non è il suo ruolo, perché non ha il passo, non ha la tecnica, non ha le caratteristiche per fare il terzino destro. Poi, ovvio, se vuoi fare una partita più difensiva per contenere l'eventuale esto creativo della Carrarese e quindi vuoi far giocare un terzino che in verità è un terzo centrale, posso anche capirlo. Però il gioco del Siena sembrava quello di fare la partita, di tenere una linea alta, di schiacciare la Carrarese, poi praticamente arretrava costantemente, giocava soltanto in contropiede, quindi la necessità di avere un terzino in più, un centrale in più, non c'era. Probabilmente dal canto si aspettava una squadra diversa. Io ribadisco, secondo me uno dei reparti in difficoltà è la difesa, ma lo diciamo da tempo, bisogna ripartire da Romagnoli, ma perché se lo merita, perché è quello che sbaglia meno, è quello che gioca quasi sempre meglio in fase difensiva. Poi ha fatto l'errore nel fuorigioco, gli errori li fanno tutti, è vero però che fa un errore perché non fa il movimento da terzino. Lì è il terzino che deve chiudere, te l'insegnano ai giovanili, devi fare delle diagonali, lui è un centrale. È un centrale, secondo me, deve giocare lì. Sietola, tra l'altro, non ha neanche giocato male contro la Juventus Under 23. È vero, è un terzino offensivo, però io credo che il Siena debba sfruttare, avendo anche un'abbondanza di giocatori in rosa, bisogna sfruttare i giocatori nei loro ruoli. Io Sietola, secondo me, la fiducia gliela darei, perché sinceramente con qualche miglioramento in fase di copertura, secondo me, è un terzino che può dire la sua. E lo dico per la terza volta, forse la centesima in questi due anni, diamo una chance a Romagnoli, facciamolo giocare in difesa, perché secondo, come centrale, secondo me nel tempo darà i suoi frutti. Vedremo poi le scelte di mister Del Canto della prossima settimana. Arriva la pubblicità, altra pausa, restate con noi perché c'è da parlare dell'episodio da Moviola che ha fatto un po' discutere nel primo tempo, e poi anche mister Baldini, Daniele Galloppo che abbiamo intervistato, e le dichiarazioni abbastanza dure di Federico Trani. Di nuovo tornato in diretta con Studio Robur, è il momento di affrontare l'episodio un po' discusso, diciamo, sul finale di primo tempo. La Robur stava perdendo 1-0, il gol annullato a Polidori. Ci sentiamo la versione di Dal Canto e poi torniamo per commentare e vedere a rallenti questo episodio. Se Arrigoni in gioco è calcio di rigore, esatto. Però non voglio neanche star qua a polemizzare con l'arbitro, perché tanto diciamo, anche rimarcandoglielo a fine del primo tempo, da parte mia non è che cambia la decisione o che me ne dà uno a favore secondo tempo, quindi ci sta che qualche errore lo faccia il giocatore o l'allenatore, ci sta pure che qualcosa sbagli l'arbitro. Difficile. Allora, una battuta flash di Dal Canto, ce lo guardiamo questo episodio, così vediamo di fare un po' chiarezza, perché c'è una palla intanto che viene messa in mezzo da Campagnacci, che se non altro ha avuto anche questo merito oltre di lanciare Polidori, eccolo qui. E poi qui prova a intervenire Arrigoni, Polidori sul secondo palo mette dentro, l'arbitro su segnalazione del guardadini annulla, penso per posizione irregolare di Polidori. Però guardiamo questo episodio qui, perché Arrigoni non sta guardando la palla e prova a calciare, poi c'è l'uscita del portiere, a quel punto tenta anche una sorta di tuffo, ma penso anche come autodifesa, cioè per evitare l'impatto, cioè, se Arrigoni sta fermo viene colpito. Non so, Francesco, te che ne pensi? Sì, specialmente al giorno d'oggi queste situazioni vengono sanzionate con il calcio di rigore. Ci fosse stata la possibilità di avvalersi della VAR, indubbiamente, perché basta un piccolo contatto. Lì ha deciso l'arbitro su Arrigoni, quindi sull'uscita di forte che fa cadere Arrigoni, mentre il guardaline ha sbandierato la posizione di Polidori. Non si capisce bene se qualcuno dei due ha toccato la palla fra il portiere. L'impressione è che non la tocchi nessuno. L'impressione è che non la tocchi nessuno, per cui
probabilmente l'arbitro ha reputato regolare il tentativo del portiere, salvo poi applicare il fuorigioco segnalato dal guardalinee. Sì, chiedo a Leonardo Vini se si può stoppare nel momento in cui calcia, tocca il pallone Campagnacci e insomma possiamo vedere che Arrigoni sicuramente parte dietro, Polidori effettivamente è al limite, potrebbe essere anche al di là, una posizione molto dubbia qui. Quando la situazione è dubbia, ovviamente il guardalinee può anche... Questo è il frame, è il fermo immagine. Il terzino destro della Carrarese, Ciancio, ha un piede dentro l'area di rigore. Polidori parte al limite ma ha il corpo spostato in avanti. Non possiamo assolutamente decidere e stabilire se la posizione è regolare o no da qui. Diciamo che il dubbio resta, però quello... può essere un errore. Io credo, se tu guardi, perché sicuramente non è fuori gioco di Arrigoni, questo non c'è dubbio, forse sì, quello di Polidori c'è da discutere, ma io credo, però, se tu guardi la posizione dell'arbitro quando alza il braccio e dà la punizione, va dove era Arrigoni. Quindi secondo me lui ha fischiato un fuorigioco su Arrigoni, perché sennò ha ragione il mister. Se Polidori è fuori, guarda, non è andato qui, Polidori era qui sull'esterno, quella è la posizione dove era, quindi lui ha fischiato o un'ipotetica carica al portiere o un fuorigioco di Arrigoni, da come si posiziona. Potrebbe essere anche nell'altro ha sbagliato. Potrebbe essere un malinteso, il guardalinee ha alzato il fuorigioco a Polidori, ma lui ha fischiato quello di Arrigoni. Io credo che paradossalmente abbia ragione Valerio, cioè che allora, comunque sia, è un errore clamoroso. L'unica spiegazione minimamente logica è un errore grave sulla posizione di Arrigoni, perché il rigore, ragazzi, è netto, si era percepito anche in diretta, perché il contatto, che avvenga o non avvenga, è indifferente, perché se il portiere esce a valanga su un giocatore avverso la porta, impedisce poi a mantenere l'equilibrio e andare sulla palla, quindi cioè, chiamalo come vuoi, danno procurato, è rigore netto, rigore, quindi l'unica dubbio è che il guardalinee abbia nettamente sbagliato a segnare la posizione di Arrigoni, comunque vada, è un errore ma sai, grave. Il guardalinee probabilmente ragione nella misura in cui segnala il fuorigioco di Polidori. Va detto che l'auricolare ce l'hanno, i guardalinee sono dotati di auricolare, quindi possono comunque dialogare tra di loro. Mi lascia un po' così perplesso quando l'arbitro va sul punto, perché se era la posizione di Polidori doveva venire qui ad alzare il braccio come ha fatto. Se può far scorrere l'immagine un pochino, vedi che lui va viceversa dove era Arrigoni, quindi lui o ha fischiato una carica al portiere, che non c'è perché è il portiere che si è avventato, oppure ha fischiato il fuorigioco di Arrigoni, perché lui va dove è il portiere in terra ora. Guarda, provo ad andare avanti ancora. Sì, l'immagine. Ora lo vediamo. Eccolo lì. Si posiziona qui. Con Polidori lì non c'entra niente. Cioè, certo, lui ha sbagliato. Questo può essere un'interpretazione. Quindi la posizione di Polidori, diamo per scontato che sia fuori gioco, anche se sarebbe un pochino da discutere. Ma però è difficile anche chiamarlo. Mettiamo no, se che fosse. Sia fuori gioco, ma quello è diventato ininfluente a quel punto, perché prima è il problema. E da dove si mette lui, secondo me, o ha fischiato fuori gioco di Arrigoni o ha fischiato un gioco pericoloso sul portiere, che non vedo però dove comunque, possa essere. In ogni caso sono d'accordo col mister. Questo, qualunque, la palla a Polidori non conta più, perché lui ha fischiato quell'altra situazione. Non c'è vantaggio perché Polidori è in posizione irregolare. Va bene, abbiamo fatto un po' di chiarezza su questo episodio. Devo dirti in tutta onestà che dal campo io ero quasi in linea, non l'avevo vista così bene. Io ero sicuro che fosse fuori gioco, te lo dico in tutta franchezza, perché anche chi era accanto a me mi ha detto ma fuori... sì, era netto. Ma infatti, tra l'altro, anche Arrigoni, nelle immagini, Arrigoni non protesta minimamente, cioè si rialza, guarda l'arbitro e accetta il responsabile. Probabilmente perché crede in quel momento di essere stato fuori gioco, altrimenti... Sei sulla corsa, non lo vedi mica il difensore se c'ha il piede di qua, il piede di là, sai. Certo. Va bene, abbiamo parlato di questo episodio, adesso cambiamo sponda, ci sentiamo l'intervista che l'ha realizzato a Silvio Baldini, ex allenatore della Robur, e tra l'altro ci ha anche confessato che non aveva mai vinto a Siena, quindi è entrato in sala stampa e ha detto ragazzi calma, però una volta mi è consentito perché qui ho sempre preso bastonate. Stavolta invece ha vinto la sua Carrarese e ci sentiamo l'intervista a Silvio Baldini. Una Carrarese forse diversa dal solito, perché non ha dominato territorialmente, non ha fatto possesso palla, però è stata molto cinica, ha difeso molto bene, ha sfruttato gli errori in fase di impostazione. Avete preparato questa partita in questo modo?
Preparato, quando va bene si dice preparato, se andava male invece non dicevamo preparato. Noi abbiamo fatto la partita, quello che in questo momento siamo in grado di dare. Veniamo da un momento difficile, veniamo da un momento in cui facciamo fatica a fare certe cose, e allora quando fai fatica devi prendere la realtà era quella che dobbiamo essere bravi a fare le cose con ordine, senza perdere le misure e avere un po' di fortuna, come è successo nel primo quarto d'ora. Il Siena ha avuto due palle gol, di cui una ha preso anche il palo. Quando hai questa fortuna, che poi Maccarone ha inventato questo Eurogol, e dopo anche il gol di Caccavallo non era un gol semplice, ci siamo difesi con ordine e siamo riusciti appunto a, anche grazie al Siena che ha perso poi l'entusiasmo e ha perso la fiducia, siamo riusciti a portare in porto questa vittoria. Ma noi non dobbiamo essere contenti per i tre punti, ma dobbiamo lavorare, perché oggi è andata bene ma un'altra volta non potrebbe andare bene. Ha citato il gol di Maccarone, straordinario, un calciatore che parla la sua storia, ha compiuto appena 40 anni, però la differenza continua a farla, magari atleticamente manca qualcosa nel tempo, le qualità si vedono sempre. Le qualità sono qualità, lui i gol li ha sempre fatti, voi a Siena lo conoscete perché ha fatto dei grandi gol in Serie A, quindi sapevate che lui ha questa capacità. E per fortuna per la Calarese oggi è riuscito a tirare fuori, insomma, dal suo repertorio questo gran gol. Ultima battuta, mister, è dall'inizio della stagione che si dice Monza passo avanti a tutti. Oggi è riuscita a vincere a Como all'ultimo secondo, vede questo blocco, conferma che Monza ha l'obbligo forse di vincere, le altre sognare di poter rincorrere. Non mi interessa, perché se io mi metto a parlare del Monza smetto di allenare. Il mio scopo da allenatore è un altro, è cercare con la mia squadra da realizzare un qualcosa di impensabile, anche se poi non ci riesco, a sapere alla fine che ci ho messo tutto me stesso e non mi deve interessare quello che fanno gli altri. Beh, il solito Silvio Baldini, ormai lo conosciamo, che lo ricordiamo, è al terzo anno alla panchina della Carrarese, allena gratis e insomma sempre con i suoi particolari e i suoi modi, ma comunque ma sta facendo sempre campionati di alto livello. Ha nominato Massimo Maccarone, insomma, un amato ex bianconero, e a guardare la partita, proprio perché si doveva incontrare poi la sera stessa, cioè ieri sera, con Maccarone, era un altro ex Siena che con lui ha dato vita anche a un'esultanza particolare insieme a Thomas Locatelli. Parliamo di Daniele Galloppa, era presente allo stadio e lo abbiamo intervistato prima della partita. Non sapevamo ancora il risultato, non sapevamo che Maccarone avrebbe segnato, però in un certo senso abbiamo portato bene a lui e male al Siena. Sentiamoci Galloppa. Un graditissimo ospite a Siena, l'Artemio Franchi, in occasione di Siena Carrarese, Daniele Galloppa, che torna sempre, insomma, in modo piacevole qui a Siena. Sì, assolutamente, mi fa veramente piacere, da tanto che non venivo, e ho unito tante cose, nel senso che volevo tornare a Siena, mi guardo una partita anche contro una squadra con la quale ho giocato a Carrara, dove ho smesso, e poi Maccarone compie 40 anni, quindi un po' di cose che mi hanno riportato qui, dove veramente io sono stato benissimo, torno, sembra di tornare sempre a casa, ecco. Ecco, Maccarone gioca dal primo minuto, non so se saprà della tua presenza, se andrà nel caso del gol con l'esultanza, quella famosa. No, spero che abbia smesso di bere a Sambuca, però no, lo sa che sono qui perché ci siamo sentiti e io spero che sia una bella partita, poi che vinca il migliore. È chiaro che il mio cuore è a Siena, però anche a Carrara sono stato 4 mesi veramente bene, quindi me la voglio guardare e spero di godermi una bella partita. Una nuova vita per Galloppa, allenatore del Sant'Arcangelo, adesso sei alla ricerca di una squadra. Sì, ora finirò il corso martedì di UEFA e così sarò abilitato anche per allenare Lega Pro. Ho fatto un'esperienza l'anno scorso già con i grandi, mi è piaciuta, anche se è tutta un'altra cosa, molto difficile. Mi auguro di trovare una realtà quantomeno solida e poi si vedrà, mi giocherò le mie carte. Ci vediamo presto, almeno così a Siena. Speriamo. E poi adesso si festeggia i 40 anni di Maccarone? Eh sì, così speriamo che gli crescano anche i capelli a 40 anni.
E questa è l'intervista a Daniele Galloppa, che insomma rievoca sempre bei momenti insieme a Maccarone, Locatelli, ma tanti altri, Francesco, no? Gli anni passano, no? Sì, ma c'è da trovare qualcuno che non è stato bene assieme, tornando tutti volentieri. No, noi bisogna essere consapevoli che stiamo in una città stupenda, che ha anche una tradizione calcistica che nasce tanti anni fa. Bisognerebbe lasciare l'illusione della Serie A. Quello è stato un sogno che si è concretizzato per diversi anni e bisogna essere grati a chi l'ha reso possibile, ma ragionare come a volte facciamo, cioè questo della C non è un campionato che ci appartiene, si sbaglia, perché per arrivare in Serie A, io me lo ricordo bene, si dovette risolvere parecchie grane l'anno prima della promozione. E ci si salvò in quel modo, in una maniera strepitosa, ma che nessuno avrebbe immaginato, e quindi rimarrà sempre tra i ricordi quell'epoca che ci ha consentito di vedere dei grandi giocatori, perché sì, i grandi giocatori non sono solo quelli che giocano nelle tre o quattro maggiori società di Serie A, ma sono stati e sono anche quelli che giocano in altre squadre. Noi abbiamo avuto questa fortuna ed è bene conservare il ricordo. Che poi ieri Maccarone ci abbia segnato un gol, posso dire, era meglio se lo tirava sopra la traversa, naturalmente, però non si può nulla togliere a questo giocatore, che ogni volta che scende in campo ci cerca di fare del suo meglio. E stiamo vedendo un po' una collection dei gol di Massimo Maccarone negli anni della Serie A. Allora, il momento di fare una pausa e poi affrontiamo un argomento un po' più spinoso, quello delle polemiche, le critiche, i malumori del tifo e le risposte prima di Dal Canto e poi soprattutto quelle di Federico Trani. Però lo facciamo dopo la pubblicità. Rieccoci tornati in onda con Studio Robur, il momento di affrontare il tema polemiche post partita, lo facciamo prendendola alla larga, cominciamo con Alessandro Dal Canto. Alla domanda appunto su questi malumori del pubblico, lui ha risposto in questo modo. Se uno va a vedere gli organici, non credo che sulla carta il Siena sia più forte della Carrarese, della Juve o dell'Arezzo o del Monza. Quindi io ho tutta questa aspettativa scontata che la squadra debba andare in Serie B, non la vedo. Se dopo ci riusciremo, tanto di cappello ai giocatori, tanto di cappello alla società che ha costruito una buona squadra, però oggi non è che noi siamo la Juve e incontriamo ora l'Este e il San Paolo in Serie D, no, siamo tutte squadre di buon livello, quindi ci sta che con la Carrarese tu possa avere una battuta d'arresto. Se l'ambiente non la sopporta, non so cosa farci, dobbiamo sopportarla da soli. Ho fatto un milione di partite da giocatore su ambienti ostili anche di casa, quindi non sono preoccupato di quello, sono concentrato sul lavoro che dobbiamo fare, su quello che dobbiamo tentare di migliorare. Altra strada non ce n'ho. Se ci facciamo sopraffare da aspetto ambientale che è ostile nel risultato negativo, nel calcio fa parte anche queste cose qua e ci abituiamo a sopportarle. Questo è il mister Dal Canto, come lo valuti Valerio? Un po' infastidito o indifferente? Giustamente il calcio è anche questo, non è che la pretesa è che a dicembre il Siena sia già proiettato con 10 punti di vantaggio, però io mi metto anche dalla parte dei tifosi, perché come abbiamo più volte detto, se di 3 partite in casa prendi 7 gol, ne fai uno e perdi 3 partite su 3, poi la maleducazione, le cose, quella è un'altra faccenda, però che ci siamo. Io ero allo stadio, non ho sentito cose dell'altro mondo, insomma, ho sentito cose che una squadra che perde in casa per la seconda volta consecutiva credo che siano un po' anche nella logica del calcio. Poi se qualcuno è andato fuori le righe, se qualcuno ha insultato in modo pesante, questo è tutt'altra faccenda, ma rientra nel campo individuale dell'educazione e del saper stare al mondo. Sul fatto che il tifoso, inteso nel senso più
ampio e più pulito del termine, sia un po' deluso, anche se è solo la seconda, credo che sia da capire. Credo di capire anche quello che dice Dalcanto, dice noi dobbiamo cercare di migliorare, però non credo che la contestazione sia sul fatto, beh, siccome dobbiamo andare in Serie B, non è così, si vorrebbe vedere qualcosina un po' di meglio, sì, poi sì. C'è modo e modo di perdere, di è perso male, al di là abbiamo visto la faccenda di rigore, abbiamo visto il palo, abbiamo visto tutto, però bisogna essere onesti nelle valutazioni, hai perso meritatamente. Con l'Olbia io non c'ero, mi hanno detto due palle inattive, però anche due palle inattive fa parte dell'organizzazione di gioco, quindi credo che il tifoso abbia il diritto, quasi il dovere, di lamentarsi. Poi, se però ci si è fatto caso, io l'ho notato, fino al 94esimo la curva ha incitato la squadra, non l'ha contestata durante la partita, perché quello potrebbe essere più grave. Fino al 94esimo le bandiere, poche o tante che fossero, sono state esposte. Questo è vero. Al 94esimo è qualche fischio, però questo credo che possa far parte delle cose. Fatta tara sulla maleducazione, sugli insulti e sulle cose, questa è un'altra faccenda. E questa infatti è la sensazione che abbiamo avuto. Posso tutti. Posso aggiungere, certo, una cosa? Dalcanto ha fatto una valutazione sull'organico della Robur come se qualcuno le avesse rivolto una domanda specifica, cioè di che forza siamo? Io in tutta onestà ancora non l'ho capito. Mi sono basato sui nomi di giocatori che già conoscevo, quelli che hanno una storia calcistica, è ovvio che siamo in grado di valutarli. Ci sono anche giovani, naturalmente, che non conosciamo e quindi debbono farsi vedere. Però complessivamente si può dare, ce la facciamo tutti un'idea. Ecco, ora io immaginare che noi siamo uguali all'Olbia in termini di organico mi resta difficile. E quindi ci sta di perdere le partite, ma se perdi contro l'Olbia, contro la Carrarese, vuol dire che puoi perdere contro chiunque. Ecco, questa considerazione non l'accetto perché la reputo troppo rinunciataria, ma non perché io pretendo di vedere la Robur che corre per la Serie B a ridosso del Monza, questa è un'altra questione. Io mi aspetto che, visto anche la stima che io nutro nei confronti di mister Dalcanto, ci faccia vedere un po' la sua impronta. È stato disarmante ieri vedere alcuni giocatori con la palla al piede che assumevano l'espressione di chi non sa cosa fare. Ora, specialmente i centrocampisti, non esiste, non può esistere questa situazione, anche se la partita è difficile. Ecco, quelle espressioni lì non sono da farsi. E poi c'è da dire che ormai le partite te le rendono difficili tutte le squadre. Non sarà certo una novità quella di vederci pressare alti perché abbiamo una linea difensiva che non sa fare il giro palla. Lo sanno anche i muri, queste sono cose, sono difetti storici. Allora cosa bisogna fare? Bisogna trovare delle soluzioni. Purtroppo io ho da lamentarmi sul fatto che se fai giocare un giocatore in un ruolo che non è il suo, può anche indovinarla una partita, ma poi viene fuori che ha delle carenze. Noi si è fatto l'esempio di Romagnoli, chi lo discute come difensore? Per me è il centrale ideale per far coppia con Baroni. Però se si dice che il trequartista lo deve fare Serrotti oppure Campagnacci, non sono d'accordo, perché abbiamo un fior di giocatore come Guberti che quando entra in campo la squadra la smuove un po'. Non abbiamo Caccavallo, ieri noi siamo rientrati in campo con Da Silva al posto di Vassallo, Baldini ha messo Caccavallo e la partita spaccata e noi non abbiamo raccattato più. Quindi anche l'utilizzo delle risorse deve essere rispondente alle caratteristiche note. Ora lui probabilmente, che ci sta insieme tutti i giorni, vedrà molto meglio quali sono le tendenze o comunque il gradimento dei singoli. Però quando poi il rendimento nell'arco di una partita è a questi livelli, ecco, io non ci arrivo a dire che il primo tempo è da sufficienza oppure è stato un bel primo tempo. Allora che c'è da dire? Il secondo è stato peggiore? In verità non si è tirato in porta,
nello specchio della porta nel secondo tempo non ci abbiamo calciato una palla. Nemmeno il primo forse, probabilmente. Il primo, quelle due occasioni, sì, certo. Una è andata vicina e battuta nel palo, però nello specchio. Oh. Quindi per giocare bene bisogna anche riuscire a concretizzare qualche cosa. Poi non riesci a fare gol, però crei le occasioni. E ieri ci sono stati nei primi 3 minuti, come abbiamo raccontato, però poi fine. Certo. Io penso anche, non so se posso aggiungere una cosa. Non lo so, forse è un'idea mia. Baldini per tutta la settimana aveva detto che avrebbe modificato l'assetto tattico, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Non vorrei che questo magari sia stato recepito, perché col 4-2-3-1 significa che tu non hai un vertice basso, o perlomeno devono alternarsi, ma insomma c'è tanto spazio da governare. Non vorrei che la scelta dei Campagnacci fosse stata proprio dettata dal fatto che si pensava che loro giocassero in quel modo. Invece nel momento in cui sono rischiarati classicamente col vertice basso e due ali vere, probabilmente noi abbiamo pagato anche questo, perché forse se loro avessero giocato davvero con due mediani e basta, lo spazio alle spalle dei due mediani sarebbe stato più... L'hanno fatto 5 minuti, sì. Poi ovviamente chi è in grado di rendersene conto ha modificato subito la posizione di Foresta e dell'altro, certo. e quindi gli spazi sono finiti, credo che sia stato lì, al di là, certo. Delle... Certamente, ci sentiamo l'ultimo contributo, che è quello anche un po' più acceso, quello del vicepresidente Federico Trani. Tornando al discorso delle polemiche, lo stadio si è un po' ammutolito dopo, dal 2-0 in poi, la curva ha continuato a cantare, qualche coro di sfottò c'è stato, che però rientra, diciamo, nel limite dell'accettabile, e quello che invece è andato oltre, come ci ha spiegato Federico Trani, è state le accuse singole, personali, che mi pare di capire abbiano riguardato prevalentemente il DS Davide Vaira. Comunque ci sentiamo la versione del vicepresidente della Robur. Perché la critica la accettiamo come società se viene attaccato l'operato, se vengono attaccate le persone a cazzo, perché ognuno si fa i cazzi suoi, ognuno ci viene voglia di attaccare le persone a cazzo, senza, personalmente diventa sgradevole, perché i calciatori, perché i tecnici non sono robot, la società non è composta di robot, che c'hanno un compito, c'hanno quello, oppure io gioco a FIFA, faccio la modalità carriera e faccio il cazzo che voglio. Non è così. Siamo tutti persone e gli attacchi viscidi se li possono tenere per loro tutti quanti, perché non mi interessano. Perché nel momento in cui vengono attaccate le persone, vengono attaccate le famiglie, è il giocatore esperto che si incazza e che magari va pure a picchiare qualche tifoso per la strada. Qua magari no, ma è successo in altre piazze, è successo nella storia del calcio. E non va bene, perché noi siamo tutti qua per fare il bene del Siena. Siamo qua a spendere tempo, soldi, giornate per il bene del Siena. E quindi la critica deve essere per il bene del Siena, non per i cazzi propri, perché ci abbiamo il cazzo girato e quindi a 75esimo ci mettiamo a dar dei mongoli a caso, ci mettiamo a dire Vaira brucia, ci mettiamo a dire che siamo tutti dei coglioni, perché non va bene. Scarso va bene, mongolo no, brucia no, no, non va bene. Come ho detto prima, tutti sono liberi di pigliarsi delle quote nel Siena. Vengono, cacciano i soldi e parlano quanto cazzo vogliono. Finora mi pare che i 20 milioni di euro che sono stati investiti in questi anni li ho investiti io e la mia famiglia. Ripeto, parlo sempre, parla singolare, ma come se parlasse al plurale. Quindi è molto semplice il discorso. Ma ripeto, è per il bene del Siena, perché ci pigliano tutti per il culo. Perché non è concepibile che
settantesimo lo stadio pigli per il culo i giocatori. Non esiste, ma ragazzi, ma non esiste, ma lo capite che è una cosa da fuori di testa? Io spero che domenica prossima ci sia una reazione, ma non perché dobbiamo essere sempre bravi e belli, perché non mi interessa quello, perché nel calcio è giusto che a fine partita, se si perde e si dia sfogo alla propria amarezza con i fischi e quant'altro, perché è giusto, perché ci sta, perché è questo il calcio. Ma non esiste il resto, non esiste il sottobosco che c'è qua, ma siamo alla terza giornata e siamo già di nuovo a dire venduti e quello non fa gol perché così, perché quello non fa gol perché cos'ha, quello fa così. Che è? Ma dove siamo? Ma siamo su Facebook? Cos'è il Facebook vivente, Instagram vivente? Ma non è così, ragazzi, ma non è proprio così. Quindi io mi auguro che domenica prossima ci sia, per il bene del Siena, un aiuto ai ragazzi a non entrare nella paura di dover venire allo stadio, in casa. Le parole forti del vicepresidente Federico Trani, vorrei commentarle, ma c'è la pubblicità, quindi bisogna aspettare ancora qualche minuto e poi torniamo in studio con Studio Robur. Eccoci tornati in onda con Studio Robur, ci eravamo lasciati con le parole di Federico Trani, la risposta dura a un numero non identificabile di tifosi, non credo un grosso numero, e comunque si è scontrato soprattutto contro Vaira e contro la squadra in generale, e quindi diciamo ha sollevato questa polemica. Federico Trani poi ha fatto anche un discorso economico, ha rivelato, almeno se le cifre sono attendibili, anche l'investimento per adesso realizzato, che è sicuramente oneroso, di 20 milioni di euro nella Robur. Però ecco, tornando a questa conferenza stampa, a questa intervista, comincio da Francesco. Sì, devo dire che non mi è piaciuta molto per i termini che il vicepresidente ha usato. Lui deve essere il primo anche nelle situazioni critiche, come quella che ho capito essersi verificata ieri, a tenere un atteggiamento esemplare nei confronti di tutti. Io ero in tribuna, lui fa un riferimento al settantesimo perché dice che gli ultimi 20 minuti è stata una sequenza di ingiurie, di frasi offensive, eccetera. È il momento in cui sono entrati Guberti, Setola e Guidone, mi sembra. Sì. Ma io, ecco, in quel momento non avevo fino a quel momento ravvisato nessun verbo accentato o comunque pesantemente offensivo. C'è da dire che di brutto noi senesi siamo abituati ad esternare il disappunto anche in maniera volgare, però lo facciamo perché per abitudine. Questo non vuol dire che è giusto farlo, ma è giusto tenere presente che ci sono persone che non riescono ad esercitare su loro stessi un controllo totale. Bisogna considerare tutti gli altri che non l'hanno fatto, che cioè sono stati lì, hanno sofferto per tutta la durata della partita assistendo a uno spettacolo poco bello in campo e poco bello, diciamo, anche fuori dal campo. Però qui non bisogna fare, come dire, terrorismo dicendo se i giocatori si impauriscono e poi non... Ma a Siena, se ne parlava prima a proposito dell'intervista a Galloppa, tornano tutti volentieri, nessuno ha mai fatto un processo, specialmente a partita conclusa. Anzi, io sono straconvinto che qualunque giocatore, anche quello che ha giocato peggio ieri, se viene incontrato per la strada riceve una pacca sulla spalla e magari viene invitato a bersi una bibita insieme a qualunque tifoso lo incroci. Quindi non è proprio nella cultura nostra quella di tenere un atteggiamento oppressivo o comunque stringente al punto tale da determinare reazioni ai giocatori. Passata la giornata si ragiona in un altro modo.
Io penso che questo avverrà sicuramente sul fronte della contestazione che ieri si è espressa in maniera esagerata, ma vorrei anche vedere un esempio di un certo tipo da parte del dirigente. Valerio si era già espresso all'inizio della trasmissione. Io credo, allora, intanto così una battuta, penso che se davvero sono stati spesi 20 milioni, mi aspettavo qualcosina di meglio in termini di risultati. Cioè, per carità, non ho motivi di dubitare, però insomma 20 milioni sono tanti, se davvero sono quelli. Vabbè, detto questo, io nel mio piccolo trascorso da allenatore, a me interessa il campo, quindi mi rifaccio a quello che ha detto dal canto prima. Creare però queste situazioni, perché il tifoso è un po', come si dice, è ondivago, se ora vinci due partite magari in modo inaspettato, tra 15 giorni siamo tutti fenomeni. Credo che le redini vadano tenute salde da un punto di vista societario, da un punto di vista dell'allenatore, ma il giocatore non credo che sia così drammaticamente impaurito se qualcuno verce dalla tribuna. Quando hai perso, hai giocato male, io per primo me l'aspetterei che qualcuno mi dicesse qualcosa. Ripeto, non so i riferimenti personali che può aver fatto il vicepresidente, su questi non mi esprimo perché non li conosco. Io dalla parte della tribuna ero dietro la panchina di Baldini, francamente non ho sentito granché, però insomma non ho motivo di dubitare che se no non parlava così, però diamoci una calmatina tra tutti. Se, come giustamente dice il vicepresidente, l'obiettivo è fare il bene del Siena, credo che questo valga per la squadra, valga per l'allenatore, valga per i tifosi, forse più di tutti, valga per la società che fa degli sforzi, se sono 20 o 15 non lo so, ma comunque fa degli sforzi e nessuno gli ha puntato la pistola alla testa per farli, quindi tanto di cappello e basta. Però se giochiamo, passatemi il termine, tanto il linguaggio è stato, me lo taglio per far dispetto alla moglie, francamente non mi sembra un bel gioco. Quindi cerchiamo di essere tutti più sereni, rimboccandoci tutti le mani, ognuno per quello che è la sua competenza, perché se cominciamo con la cultura degli alibi, io questo lo nominavo sempre quando ai miei tempi, la cultura degli alibi non ci deve appartenere, perché se tu cerchi gli alibi, una volta perché l'arbitro, una volta perché c'era una buca per terra, una volta perché l'avversario era troppo ignorante, una volta, gli alibi ce l'hai sempre. Io dicevo ai miei giocatori, se l'arbitro gli ha regalato due rigori, vuol dire che se tu hai fatto quattro gol la partita l'avevi vinta lo stesso, punto, perché se no non arrivi mai a capo. Quindi non mi piacciono queste cose, fermo restando che ognuno ha il diritto di esternare, perché se sono stati offesi a livello personale non entro nel merito. Certo. Lapo, ha sorpreso effettivamente questo intervento di Federico Trani. Noi eravamo insieme in sala stampa e più che altro non avevamo, anche noi eravamo nella parte destra della tribuna, quindi ci manca anche una testimonianza diretta, però sì, effettivamente è stato sorprendente. Io mi devo unire al coro di quelli che non possono esprimersi, perché non avendo sentito in prima persona, non avendo testimonianza diretta di quelli che sono stati questi cori diretti personalmente ai membri della società, non voglio commentare, non mi sembra neanche giusto. Se ci fossero stati, sarebbero sbagliati, perché il tifo, la protesta è una cosa, ovviamente l'attacco personale è un'altra, però ripeto, nel dettaglio non ci voglio andare perché non sono a conoscenza dei fatti. Io voglio tornare sull'impatto potenziale che ha l'insoddisfazione della curva, della tifoseria nella prestazione dei giocatori. Prima, e lo dico anche un po' battuta, però se un calciatore non riesce a reggere la pressione dei fischi deve cambiare sport, perché nel calcio è una costante, o quantomeno fa parte dello sport stesso, l'emotività ballerina del tifo che da un momento all'altro ti ama, un altro ti odia, questo fa parte del mestiere del calciatore. L'altro, e credo che sia la cosa più importante anche a proposito della prestazione del Siena, è che il malcontento, secondo me, che c'era, oggettivamente c'era durante la parte finale della partita, non deriva dalla sconfitta in sé, perché le partite si perdono spesso e contro chiunque potenzialmente. In questa categoria poi, in casa, fuori casa, con l'Olbia, l'Arzachena, i livelli sono indifferenti molto spesso. Contro l'Olbia non c'era però questo malcontento. Eppure l'Olbia è una squadra di caratura quantomeno teoricamente inferiore alla Carrarese.
ma contro l'Olbia c'era stata la sensazione fino alla fine che il Siena avesse provato a riprendere, a riprendere in mano la partita. Poi non ci riesci, sei sfortunato, l'Olbia ha fatto due tiri in porta sul calcio d'angolo e ha vinto la partita. Certo. Contro la Carrarese questa sensazione non c'è stata. Nel secondo tempo in particolare, dal secondo gol in poi di Caccavallo, è sembrato che la squadra si sia arresa. Quando vedi, non so, 5-0 a 3 minuti dalla fine, solitamente. I giocatori erano fermi, molli, ed è questo secondo me che più di tutti infastidisce. Perché io sono convinto che se te vai a Lecco e perdi, speriamo di no ovviamente, perdi 1-0, ma la squadra fa il suo, si impegna, magari anche non giocando benissimo, dà tutto per cercare di ottenere un risultato, io sono convinto che i tifosi non si lamentano, poi magari alcuni si lamentano lo stesso, ma in generale non c'è malcontento. Comunque, le chiacchiere portano sempre a poco, in primis ci deve essere la prestazione in campo, ripeto, non per il risultato in sé, solamente per la dimostrazione di dare il massimo. Poi le polemiche tra società e tifosi sono vecchie quanto il calcio stesso. Sì, quindi. Perché se stai dietro a questo, ripeto, poi io da vecchio tifoso della Lazio, voglio dire, più contestato di Lotito, penso che non ci sia stato dirigente nella storia del calcio più contestato di Lotito che deve girare con la scorta. Non mi sembra che questo influisca. Anche in... Ecco, sono sempre stati più che buoni e questo non mi sembra influire. Quindi non è che puoi star lì tutte le domeniche. Io ci sono stato allo stadio, all'Olimpico, l'ho sentito io i cori, ma no di 20 persone, di tutta una curva. Che possono far paura davvero. Che possono far paura davvero, perché lì delinquenti ci sono, quelli veri, però insomma non mi sembra che, quindi bisogna un po' isolarsi. Come ha detto giustamente il mister, che è uomo di calcio, a me interessa fare il bene della squadra, speriamo che questo avvenga ovviamente, quindi con tutti gli accorgimenti tecnici, tattici, fisici, di preparazione, di quel che vuoi, ma tutto il resto io credo che alzare ora l'asticella della tensione sia assolutamente deleterio per tutti. Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Facciamo l'ultima pausa pubblicitaria, poi ci spostiamo al prossimo turno, andiamo a guardare, anche se ancora è presto, il prossimo avversario del Siena e, no, anzi, ancora prima ci guardiamo i risultati e la classifica della terza giornata di campionato. Prima la pausa e poi torniamo. Eccoci tornati con Studio Robur, è il momento di andare, dopo aver parlato di Siena Carrarese con tutti i risvolti del caso, ci guardiamo con una panoramica di quello che è successo in questa giornata di campionato, è la terza del girone A di Lega Pro e andiamo a vedere allora i risultati, cominciando dall'anticipo di sabato. Il Lecco, prossimo avversario del Siena, avrà un giorno in più di riposo, ha perso però in casa del Novara per 3-0, una sconfitta che in realtà è molto più pesante, il risultato è molto più pesante di quanto dica la prestazione. Poi risultato rotondo che ci fa piacere, perché la Pianese ovviamente è una realtà senese, il 4-0 in casa della Gian Erminia Gorgonzola, il 3-2 in rimonta del Pontedera sull'Olbia, 1-1 tra Pro Patria e Pergolettese, Alessandria che batte di misura il Renate 1-0, il Monza che allo scadere al 93esimo riesce a trovare il successo sul campo del Como in una tribuna VIP con Berlusconi, Galliani, Beppe Marotta. E poi l'1-1 tra Pistoiese e Gozzano, col Gozzano che però ha sbagliato un calcio di rigore allo scadere, l'1-0 della Provercelli sull'Albino Leffe e poi la sconfitta della Robur. Invece è stata posticipata Arezzo Juventus Under 23, che si giocherà il 18 settembre alle 20:30. La partita è stata posticipata perché la Juventus aveva diversi giocatori in nazionale e quindi ha chiesto di rinviarla. Questa è la classifica, c'è una squadra sola al comando e non è una grande sorpresa perché è il Monza a 9 punti, poi ci sono 8 squadre a 6, Renate, Novara, Pianese, Como, Olbia, Provercelli e Pontedera, l'Alessandria a 5, la Pistoiese a 4 insieme alla Carrarese e all'Albino Leffe, poi arrivano il Siena, Arezzo con una partita in meno e Lecco a 3 punti, Pro Patria a 2 insieme al Gozzano, Pergolettese 1, le uniche a non aver realizzato punti sono la Juventus, Under 23 che però ha una partita in meno e poi la Gian Erminio. Il Monza è già scappato... Il Monza è scappato, ha vinto 3 partite, come dicevi, ha raggiunto la vittoria nella fase di recupero ieri
Però del Monza non dobbiamo stupirci, cioè diamo pure per scontato che vincerà questo campionato, ma soltanto perché ha già una squadra da categoria superiore. Per vincere tornei di questa lunghezza bisogna essere di un livello nettamente superiore. Poi magari nella fase più avanti faranno anche il filotto negativo, perché capita a tutti, però la vedo attrezzata bene in tutti i reparti, forse meglio in campo che sulla panchina, ma questa è un'idea mia che sicuramente non può incidere, certo, sulle prestazioni del Monza. Per il resto sulla carta c'è grande equilibrio su un gruppo di squadre che ancora devono dimostrare tutto, fra queste metto anche il Siena. Sono contento per la Pianese, che per noi quest'anno sarà un boccone molto duro da masticare. Noi soffriamo sempre contro le squadre che salgono di categoria, specialmente se risiedono nelle vicinanze. Ricordiamoci Gavorrano, tanto per dirne una. Ricordiamoci anche Pontedera, che ieri ha battuto l'Olbia. L'Olbia stava vincendo. Se porta in fondo il vantaggio era a pari punti con il Monza, quindi c'è da osservare varie cose. Ma aspetto anche che il Lecco sarà un avversario che ci impegnerà allo spasimo, quindi bisogna andare là senza le tensioni dimostrate al Franchi. Io spero che i nostri bene amati scendano in campo con la determinazione giusta e vogliosi di mettere in evidenza le loro qualità, perché non posso credere che i giocatori che schieriamo noi e poi la domenica offrano prestazioni sottotono sempre. Quindi mi aspetto un'impennata anche di orgoglio, come mi aspetto di vedere utilizzato l'organico appieno, perché fino adesso, anche se si è cambiato qualcosa, non c'è la quadratura in termini di squadra, perché i reparti sono slegati fra l'uno e l'altro. Nell'ambito del reparto non c'è coesione, quindi manca tutto un lavoro che nell'immaginario collettivo si doveva svolgere nella fase di preparazione, dato che quest'anno gran parte della squadra era già assemblata all'inizio del ritiro. Quindi c'è bisogno di riscatto. Io non penso che i giocatori avranno un peso ulteriore sulle spalle, perché loro sono i primi a non godere delle situazioni che si determinano perdendo le partite. Però occhio, non sottovalutare nessuno, anzi affrontiamoli come se fossero più forti di noi, e quindi mettere in campo ogni risorsa. Il Lecco è una neopromossa, gioca sul sintetico, insomma, è una squadra che ha gli stessi punti del Siena, ha perso all'esordio 3-1 in casa dell'Arezzo. Tra l'altro mister Gabur, che ha guidato il Lecco alla promozione della Serie D, ha effettuato 5 cambi nell'intervallo. Poi, questa è la partita che stiamo vedendo in casa con la Pro Vercelli, ha vinto 2-0 in gol Moleri e Chinellato, ex Como, e ha perso, diciamo, con Novara 3-0 nell'anticipo dell'ultimo turno. Quando si affronta una neopromossa, chiedo a un mister, no, come Valerio Beltrami, c'è sempre forse qualche insidia in più? Le neopromosse non vanno affrontate all'inizio, però non lo scegli, lo scegli il calendario, perché all'inizio c'è ovviamente un entusiasmo forte a tutti i livelli, che poi pian pianino, in genere, poi c'è anche la neopromossa che viene neopromossa un'altra volta, cosa che noi auguriamo alla Pianese con tutto il cuore, perché è piena di amici, col tempo vengono fuori un pochino i problemi. Ieri ho letto un'intervista di Masi che diceva: il nostro obiettivo rimane ovviamente quello di salvarci, stiamo calmi, perché all'inizio sfrutti l'entusiasmo, magari a volte sfrutti anche la conoscenza reciproca, perché hai uno zoccolo duro dell'anno prima e poi ovviamente nel tempo diventa un pochino più complicato. Il Lecco non mi sembra sia partito benissimo, ora non so, hai detto che il risultato non è tanto veritiero. No, perché è stato comunque in bilico fino alla fine. Io ho visto il Novara, l'ho visto contro la Juventus, francamente una grande impressione non me l'ha fatta.
Non ho visto il gol perché poi mi era venuta a noia e ho cambiato canale, però l'ho vista quasi tutta e devo dire che la Juventus aveva giocato meglio. Poi la Juventus paga altre cose, paga il leziosismo, paga cose che si chiama Juventus e quindi si porta dietro anche un fardello, insomma, anche se sta in C. Novara non mi ha fatto una grandissima impressione, però l'impressione, sai, in C tu ti devi tarare sulla C, non ti devi tarare sull'impressione del gran calcio che vedi forse a volte in Serie A. Ti devi tarare sulla C e quindi devi pensare, sì, però i difensori sono due armati, sì, però c'è quello che c'è da far legna e la fa per sé, per il compagno, c'è quello birbo davanti che io mi ricordo un paio d'anni fa con Bruno, centravanti, non mi ricordo che partita fosse, che qui ci fece due gol. Cioè, sì. Che si vedeva che aveva fatto altre categorie, come ha fatto vedere Maccarone ieri. Quindi non grande impressione, però se la squadra vince, vince, insomma. Io credo che, se, torno a ripetere, sono noioso, ma oramai l'età mi induce a essere noioso, se gli intenti sono comuni e devono essere comuni, perché non vedo motivo a che non siano comuni, e se ognuno è in grado di recitare bene il proprio ruolo, cercando di migliorare il proprio ruolo invece di cercare di migliorare quello di quell'altri, l'unico che deve migliorare quello di quegli altri è dal canto. Tutti gli altri bisogna che giochino nel miglior modo nel loro ruolo, da tutti i punti di vista, anche in campo. Credo che il campionato sia tutto da scrivere. Se poi siamo masochisti, ne pagheremo le conseguenze. Certo, certamente. Nel Lecco ci sono ovviamente diversi giocatori, i più significativi sono Chinellato, davanti, Giudici, esterno molto pericoloso, Scacca Barozzi, che in realtà dovrebbe partire alla panchina, sta trovando poco spazio, ma insomma il Siena se lo ricorda perché segnò sia all'andata che al ritorno nel doppio incrocio con il Renate. E poi c'è anche un ex, Alessandro Bacci, che è stato il secondo portiere per 6 mesi, da gennaio 2016 arrivò dal Pisa nello scambio con Bindi. Bindi non giocava perché c'era un grande motivo. Giudici giocava nel Cuneo, anche Giudici ci ha fatto due pere, due. È vero, io mi è ricordo vero. A Siena fu quello determinante, si perse col Cuneo e ci fece impazzire, giocava esterno destro oltre a segnare e poi segnò anche a Cuneo. È vero, è vero. Poi è stato preso dal Monza che lo ha prestato al Lecco. Dicevamo di Bacci l'unico ex, queste ancora le immagini di Lecco Provercelli, possiamo andare a vedere il prossimo turno, la quarta giornata di campionato, che comincerà come al solito con un anticipo, se c'è sempre un anticipo di sabato per ogni girone. Il Siena avrà due partite, entrambe in casa, nel corso del girone di andata, mentre non giocherà mai di lunedì nel posticipo. Quindi Monza Pro Vercelli, insomma, una bella partita, un bel impegno per Gilardino contro il suo ex presidente Berlusconi. Poi alle 15 di domenica Albino Leffe Pianese, Carrarese Pistoiese, Lecco Robur Siena, Olbia Alessandria e Pontedera Novara. Alle 17:30 Gozzano Gian Erminio, Juventus Under 23 Pro Patria, Pergolettese Arezzo e Renate Como. Direi ovviamente ancora presto per vedere le altre concorrenti, perché prima bisogna far punti noi, l'Apo, e il Siena va in trasferta così con una condizione un po' precaria, però anche col vantaggio di allontanarsi dal Franchi, e questo forse in questo momento può far bene. Il vantaggio io non credo, non credo siamo giunti alla situazione che adesso per il Siena giocare in casa sia un lato negativo, speriamo che non sia questo il punto, perché insomma, sarebbe assurdo. È un momento difficile, credo che qualsiasi squadra tu trovassi domenica, in prospettiva sarebbe una partita comunque complicata, per il risultato con la Carrarese, ma sottolineo più che altro per la prestazione con la Carrarese. Servirà una risposta, io sinceramente credo, e da una parte mi auspico che ci sia un po' di rottura a parti dal canto in alcune scelte, anche solo per dare il segnale a alcuni giocatori. Ora non me ne voglia Polidori, però secondo me sarebbe giusto ad esempio dare una chance al primo minuto a Guidoni rispetto a Polidori, semplicemente perché quando i giocatori sono un po' sottotono magari rispetto anche al loro potenziale, Polidori
secondo me è sotto il suo potenziale, insomma è stato forse uno dei peggiori, anche se questa, quella partita se ne salvano pochi, poi per un attaccante sbagliare due gol insomma è sempre un dato negativo. Ci vuole secondo me un po' di rottura, lo ripeto, rispetto alla partita con la Carrarese, per dare un segnale ai tifosi, alla squadra, a tutti quanti. Solitamente poi io ogni tanto commetto l'errore, ha detto Valerio, di giudicare le partite di DC ricordando, certo, un po' il calcio di Serie A, perché quando ti approccia a questo calcio magari anche da poco tempo fai fatica a trovare standard diversi, però cercando dei punti in comune un po' in tutte le categorie, quando le cose vanno un po' male, tra virgolette, sono un po' complicate, solitamente, e questo magari Valerio l'allenatore proprio confermare, c'è la tendenza a dire adesso buttiamo tutta la qualità in campo, cioè quelli che sono sulla carta più forti, che hanno i piedi buoni, anche se magari sono costretto a giocare in modo diverso, con un modulo un po', però li metto, li butto, perché in questo momento mi serve più qualità, più esperienza possibile. Questo è un po' quello che negli anni ho visto fare a molti allenatori, però magari Valerio ce lo può confermare. Allora, io credo che il calcio, l'espressione massima del calcio sia l'equilibrio, perché sennò tutti metteremmo in campo 10 giocatori, attaccanti, tutti giocolieri, e perdi tutte le partite, oppure metti 10 difensori e non ne vinci una. Credo che l'equilibrio sia determinante. Nell'equilibrio ovviamente poi si esalta la qualità. Io sono un innamorato di chi sa giocare a calcio, anche perché vengo da una generazione che quando ero piccolino vedevo giocare a Rivera, che ora non toccherebbe palla perché fisicamente da 0 a 10 era meno 20 e il povero Brera gli mise il nome a Batino, però era uno che con una finta metteva a seduto tre persone. Io credo che qualche giocatore in tal senso il Siena ce l'abbia, mi riferisco per esempio a Guberti, che a me piace tantissimo e che ha una qualità che ha dimostrato non ieri, ma ha dimostrato, e non a Siena, ha dimostrato nel tempo. Se poi non ha una condizione fisica accettabile, io questo non lo so, però se il Siena vuol giocare con un trequartista e due punte, credo che in questo momento la qualità che può assicurare Guberti, magari per 50 minuti, per 60, poi lo cambi, però se lo fa entrare a partita finita credo che sia anche inutile farlo entrare. Quindi sono d'accordo con te nell'alzare, se possibile, il livello qualitativo. Credo che ancora più importante sia trovare un equilibrio tra i reparti. Ieri io, anche a chi mi stava accanto, dicevo guarda ora 70 metri di campo. Non è più calcio nemmeno in Serie D, nemmeno in eccellenza, giocare su 70 metri di campo, perché perdi. La squadra deve essere compatta, poi se vuoi per scelta pressare alto, farli venire, aspetta, ora c'è la moda che vanno tutti ad attaccare dentro l'area perché il pallone può essere girato dentro l'area, ognuno fa le scelte che vuole, l'importante è che tu le faccia in equilibrio, perché se dici noi bisogna fare pressing, non mi ricordo se lo dicevo con te prima, il pressing è quando si fa tutti in un certo modo, se no è una pressione individuale che di solito la fanno i kamikaze. Mi butta avanti, poi ti giri e vedi che non c'è nessuno. Quindi la squadra, a mio modo di vedere, ieri ha dimostrato poco equilibrio, al di là dei singoli. Chiaramente, poi, se alziamo il livello tecnico, è tanta roba. Io credo che il Siena possa alzare il livello tecnico, non conosco a fondo i giocatori, rispetto sempre, l'ho fatto nel mio piccolo allenatore, e spesso mi viene da dire, ma tu martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e sabato, quando ero qui, tu dove eri? Quindi dal canto al tutto il diritto di dire questo, però poi tu vedi i risultati e il doveri, spiegamolo tu, perché il, no? Perché se, quindi credo che se è vero che il tempo passa, però è anche vero che quando è vero anche che buona parte della squadra è quella dell'anno scorso, quindi ti aspetti che possa partire amalgamata, ma se cambi allenatore cambi tutto, cambi te, cambi modo di stare in campo, cambi tante cose. Io sarei ancora sereno nel dare, perché dal canto viene da prestazioni, non quest'anno, precedenti, ottime, con molti amici Arezzo che ne erano assolutamente entusiasti, e quindi non vedo motivo di farsi idee strane. Credo che ci voglia un pochino di tempo, con grande umiltà, cercando di fare anche delle scelte che a volte magari possono non essere indovinate. Siamo arrivati quasi in chiusura, da segnalare si è concluso il posticipo del girone B, Modena-Padova, ha vinto il Padova 1-0 con gol di Luca Castiglia e quindi il Padova è la nuova capolista del girone B, c'è una per ogni girone perché il Monza nell'A, il Padova adesso nel B e la Ternana nel girone meridionale. Siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata di Studio Robur, grazie ai miei ospiti, Lapo Cinelli, grazie a te Giuseppe, Valerio Beltrami, a voi, Francesco Guidarelli, grazie.
grazie a Leonardo Vigni e Marion Comici in regia in emissione, grazie a voi per averci seguito. Ricordo, domenica trasferta lunga, ma ce ne saranno tante, in Lombardia a Lecco alle ore 15 contro il Lecco, e noi ci vediamo il giorno dopo, lunedì, sempre, per raccontare la Robur a Studio Robur.